Prova. Buonasera gente, buonasera, come va? Spero tutto bene, ben ritrovati con un'altra live. Questa sera dovrebbe essere l'ultima, finalmente, di Spyro. Me lo auguro, lo spero, anche perché non abbiamo più un cazzo di tempo per finire Spyro. Quindi o questa sera, o questa sera. Siamo al 75%, direi bando alle ciance, facciamo subito partire il gioco, perché qua non si scherza, 75%, dobbiamo arrivare al 117% se non sbaglio. E buonasera Sara e buonasera Video Ignorante, grandissimo, dopo tanto tempo ritorna, sempre presente Video Ignorante, grande. E dicevo, ci manca veramente poco, anche perché la live di giovedì non si farà, perché sto progettando di farvi una live, magari venerdì se riesco, oppure sabato con Resident Evil. Non ce la faccio ad aspettare venerdì per Resident Evil. Quest'audio è molto carino, però anche basta, perché la mia voce probabilmente non si sente neanche, quindi grazie, arrivederci. E quindi dicevo, niente live giovedì, perché la facciamo per Resident Evil, quindi o venerdì o sabato. Devo capire un attimino come riesco a incastrarla, però voglio fare Resident Evil, cazzo, ci voglio giocare. Non riesco ad aspettare fino a martedì per Resident Evil. Detto questo, devo fare il cambio schermo, cosa che mi dimentico tipo sempre di fare. Ecco, ora mi sono ricordato. Ho tipo messo il coso dentro qua, no? Il ginseng. Solo che si vede che era troppo caldo e l'ho scosso tipo per farlo mischiare. E poi ho appoggiato lo shaker tipo lì. E si vede che l'avevo scosso troppo, quindi il calore e la poca aria ha creato gas. Penso funzioni così questa cosa nella fisica, o non so neanche, forse chimica, boh. Fatto sta che ha creato gas e stavo facendo cose e sento boom. E tipo si è aperto il tappo dello shaker e mi si è riempito tutto di Nescafè. Cioè di Nescafè, di ginseng, la tastiera, tutto pieno di ginseng. La live di giovedì non ci sarà. La parte della pubblicità nelle mie live, interessante. Grazie, Twitch ci guadagna come sempre alle mie spalle, maledetto. E la live di giovedì non ci sarà, ma perché la voglio fare tipo venerdì o sabato, in modo che possiamo giocarci Resident Evil, Sara. È per una giusta causa che non ci sarà la live. Perché se la facciamo giovedì poi non riesco a essere in live altri giorni, quindi bella Mark, buonasera. I Poker Stars, perché? Perché la pubblicità di Poker Stars? Boh, e vabbè. Ci pensa Twitch a prendersi le revenue da quella pubblicità. Io sicuramente non ho messo la pubblicità. Vabbè, niente. Sì, poi sul gruppo vi faccio sapere. Infatti non l'ho ancora scritto sul gruppo perché non so il giorno esatto. E di solito ve lo scrivo quando so il giorno esatto. Volevo vedere il sondaggione. Il sondaggione lampo che ho messo sul gruppo, in cui si chiedeva che gioco fare se finiamo Spyro in tempo. Sera vince Code Blackout. Ho fatto bene a scaricare Code Blackout, quindi. Ok, quindi eravamo arrivati nel terzo e ultimo mondo, nel quarto e ultimo mondo. Cos'era il quarto? Il te? 1, 2, 3. Era il quarto. Ok, quarto mondo. Tre livelli fatti al 100%. Abbiamo i Jackie, abbiamo l'ultimo personaggio, quindi sicuramente posso fare qualsiasi livello senza problemi. E niente, direi di iniziare. Laboratorio del... qua l'ho già fatto. Sì, laboratorio dell'agente 9 l'ho già fatto. E... andiamo da lì. Tipo. Cosa c'è qua? Isole di cristallo. Isole di cristallo non le ho fatte, vero? Vero? No, ok. Vamos per le isole di cristallo. E vorrei bere un po' di ginseng, però è tipo bollente, non si può bere. Mi ustiono il cervello tipo a bere il ginseng adesso. E adesso il ginseng che mi è finito tutta la scrivania sulla tastiera, l'ho tipo asciugato alla buona. Però alla buona, perché dovevo iniziare la live e non c'avevo cazzi di asciugarlo bene. E temo che adesso mi si impiastrignerà tutto quanto, tipo nel mouse anche, mi si farà tutto appiccicoso, che schifo. E vabbè. Spyro, non dirlo a nessuno, ma abbiamo rubato un po' di magia alla maga e siamo venuti a nasconderci qui per esercitarci. Purtroppo c'è stato un piccolo incidente e abbiamo trasformato tutto in cristallo. Ecco. Questo sembra aver fatto infuriare le creature indigene. Ma tipo entrare in un mondo e trovare gente, oh Spyro, no, bella, qua tutto a posto, non succede niente, non abbiamo bisogno del tuo aiuto, stiamo benissimo, non abbiamo fatto danni. No. In ogni mondo c'è qualcuno che ha fatto dei danni e ha bisogno di Spyro, no? Unicamente di Spyro, non se li sa risolve da soli, questa solo. Questa è la trama di Spyro, praticamente. Qua c'è della roba.
Bisogna tenere gli occhi molto aperti questa sera, io per primo, perché non voglio perdermi cose, gemme, eccetera. E voglio cercarlo di finire nel minor tempo possibile, perché Code Blackout, che è praticamente la modalità Battle Royale di Call of Duty, è uscito gratuito fino a tipo al 24, se non sbaglio. Oh cazzo, e questi come li uccido? Ah, col fuoco, non l'avrei mai detto, un cristallo. Avrei più pensato con la corsa. E vorrei un sacco provarla la modalità di Call of Duty. Attenzione! Alex si presenta così! Grandissimo, sono 3 mesi di fila, grandissimo! Spiro, un pisello, volevo dire un frutto. Spiro, un pisello, volevo dire un frutto. Scena famosissima di Spyro che purtroppo è stata tolta nella remastered. Però la citazione merita tantissimo. Grande Alex, 3 mesi, grazie mille davvero. Che poi in realtà sono più di 3 mesi, però poi ogni tanto quando uno non rifà il coso in tempo, poi non gli conta più il mese, insomma, cose di questo tipo. Ho preso tutto? Sì? Sì. Perché non mi scrolla la chat? Vedo Adrian, la serie animata. Attenzione, ti ha anche cambiato il badge. Il badge dei 3 mesi è il gecko argentato. Che figata. E Adrian, la serie animata è qualcosa di scandaloso, raga. Sinceramente, i disegni sono belli, ma anche perché i disegni, se non sbaglio, li fa Manara o qualcuno di stra importante. Però in sé la serie animata è qualcosa di... Ieri ho visto tipo 10 minuti, un quarto d'ora di Adrian e... Mamma mia. Tipo le figure che si muovono da sole, sembra animato malissimo, cioè proprio, non lo so neanche come descriverlo. È proprio brutto, semplicemente brutto. Un trucco magico, guarda attentamente. Almeno per me. Come puoi vedere, non ho nulla nella manica sinistra, nulla nella manica destra. Ma ora, con un gesto delle mani e la parola magica, alla Kazam! Ho già Resident Evil 2 Kingdom Hearts 3, così per dire, ma finché non ci metti un... Non ci metti un video in cui ci fai vedere che li apri, li unboxi e li metti nella play e li giochi. Purtroppo noi che siamo delle persone molto scettiche non ci crederemo mai, Alex. È quello il problema, capito? Devi convincerci, non basta una foto così, perché una foto si trova ovunque. Ci vuole il video. Meglio Outlast 1 o Resident Evil 7? Ammazza, che domande. Che domande, ignoranza. Questa è una domanda veramente tosta, perché sono due giochi a cui sono molto affezionato e che mi sono piaciuti tantissimo. Anche perché il genere che più amo dei videogiochi è l'horror. Però tra i due io sono più affezionato ad Outlast 1. Certo, Resident Evil 7 è bello, molto bello, mi è piaciuto un sacco, però Outlast 1 è Outlast 1, cioè non c'è paragone. Anzi, e vi ricordo che vorrei organizzare una serie di live su Outlast 2, appena abbiamo un momentino libero, tra una uscita mega importante e l'altra, farci una bella live su Outlast 2 con il ritorno della Franca, ci starebbe molto, la Shura Franca che torna in pompa magna. Oh, lì c'è un uovo. Li ho già aperti e li ho iniziati. E vabbè, fai un video che ci stai giocando. Un video che giochi a Kingdom Hearts. Se no, nessuno crederà mai al fatto che tu ce l'hai. Ecco, fantastico. Ma ogni volta mi devo far fare le cose. Ma piantala. Ma voglio che tu sappia che non è facile. Che cazzaro che sei, Alex. Rovinarvelo che cosa? O metti un video di un secondo che sei nel menu di Kingdom Hearts, come fai a rovinare? Non è spoiler se metti un secondo che sei nel menu. Ma poi non è possibile. Io sono dell'idea che non è possibile. Finché non vedo non credo. Tutta questa magia non è altro che fumo negli occhi. Ecco perché ho deciso di attivare quel vortice laggiù. Abracadabra. Che vortice? Ma si disattiva anche lui a breve o no? Mi sa di sì. Questi hanno le magie che durano 2 minuti e poi si spengono, infatti. Allora puliamo prima e poi ce lo facciamo riattivare.
Resident Evil 7 mi sono scialato a giocarlo, soprattutto la demo, ma Outlast 1 ha tipo fatto la mia infanzia, guardandolo da Johnny Creek, poi l'ho comprato e ancora dopo 6 anni l'ho su memoria. Ma sì, Outlast 1 è poesia, cioè Resident Evil 7 per carità è molto molto bello e è tutto quello che vuoi, ma Outlast 1 è Outlast 1. Poi l'1 proprio, anche il 2 di Outlast è fatto benissimo, ma l'1 in particolare ci si affeziona a quel gioco lì praticamente. Anche il DLC di Outlast 1 fu molto bello, eh. Se vi ricordate il DLC col dottore, molto molto bello anche quello. Insomma, quelli della Red Barrels non hanno ancora sbagliato un cazzo. Ok, qua ho preso tutto. Qua c'è qualcosa da prendere. No. Basta, direi. Facciamoci riattivare sto vortice. Ok, te lo mostro di nuovo. Guarda attentamente e forse Ok. Wow. Cioè, tutti fatti di cristallo e si ammazzano tutti col fuoco. Boh. Avrei tranquillamente pensato di ucciderli tutti con la rincorsa. Whistleblower, esatto. Era bello anche il 2, anche se ancora non ho capito benissimo il finale. Io dovrei rigiocarmelo per ricordarmelo esattamente il finale. Sapevi che sono un prestigiatore dilettante di grande talento? La mia specialità è... Beh, che lei era stata messa incinta dal tizio lì, no? In cambio di una piccola donazione. Cioè, non era stata messa incinta, lei era stato tipo trapiantato un bambino in pancia, la roba del genere, non mi ricordo, ecco, devo rivederlo. Mille gemme sono tantissime, maledetto infame. Ok. Sto preparando un nuovo numero di magia, ma quest'orso continua a intralciarmi. Che orso? Ma non è un orso. Può essere tutto fuorché un orso. Boh, così a naso secondo me ho saltato qualche zona segreta, tipo. A naso, eh. Eccola. E se voglio colpire quelli, come faccio? Ma cos'è che sparano? Delle ghiande infuocate? Castori indemoniati. Che ce n'è un altro. Esatto. Preso tutto? Sì. Ottimo. Magari usciamo. Però Sparks come gemme mi indica davanti, quindi beh, probabilmente. Suppongo che potrei mostrarti tutto il mio nuovo trucco, ma devi promettermi di non parlarne al grande Zamboni. Mi ruba i numeri. Mamma mia. Migliori. Bella Flaviten, buonasera. Grande. Troppo caldo questo ginseng, maledizione. Cioè, tecnicamente potrei già andare a fare il boss finale di questo gioco e concludere il gioco, però il nostro obiettivo è fare il 300% su Spyro, quindi non ha senso andare a fare il boss finale adesso. E qua c'è anche un livello secondario. Speriamo, preghiamo che non sia roba con lo skateboard, possibilmente. Lì c'è un isolotto fluttuante. Oh, ma qua ci vuole una chiave. E chi l'ha vista la chiave? Ah, ma c'è il trucco, vedi? E qua c'è anche un livello bonus. Oh, madonna, è lì? Che macello. No, allora facciamoci il livello bonus e poi ci torniamo. Avevo una cosa sicuramente molto interessante da dire, ma l'ho skippata. Lo Yeti è pure ignoranza.
salta poco, è lentissimo, ma tira certe sberle. Il 2018, un anno della Madonna per i videogiochi. I miei preferiti sono stati Resident Evil 2, Detroit Becomes Human, Far Cry 5, God of War e Spider-Man. Sottoscrivo Red Dead Redemption 2, Detroit, Far Cry 5 anche, God of War anche. Spider-Man non posso dirlo perché ancora, mannaggia a me, non l'ho giocato. Però sono usciti tutti i DLC di Spider-Man, quindi ce li faremo in soluzione unica proprio. Vuoi colpire le talpe? Ma sì. Ma sta attento, i miei amici stanno scavando un Non colpire gli gnomi, ammazzare le talpe. Easy. Ma scappano. L'ho presa. E se becco lo gnomo ho perso. Sono troppo difficile. No, l'ho preso. Vabbè, ma non c'era solo lo gnomo, c'era anche una talpa di mezzo. Non è vero. Days Gone, tanta roba, sì. Days Gone con gli zombie, tanta roba. Tanta roba. Ma quest'anno, raga, c'è proprio un bel po'. Anche solo considerando solo le esclusive PlayStation 4, c'è veramente tanta roba interessante. Sai, sono molto indeciso su Anthem, perché mi sembra proprio una sorta di Destiny, e io non l'ho amato tantissimo Destiny in realtà. Ho giocato un po' Destiny 1, ma non è molto il gioco che fa per me. E Anthem sembra un qualcosa sulla falsa riga di Destiny. Anche perché, se non sbaglio, è solo online Anthem, no? Cosa? Ma dov'era? Non l'ho visto. Ma dai, non vale. No, è anche single player Anthem. Ah, è anche a tempo questa missione delle talpe, come se non bastasse. Oltretutto è anche a tempo. Poi mi vengono in bocca sti maledetti gnomi, mandate via. Ma cosa? Che sclero! Non ha funzionato, vedi? Sono diventato. Quanti ne ho uccisi? Mi pare 15. Non abbastanza. Dai. Oh, madonna. Sto odiando tantissimo, dai, meno 10. Beh, non ha funzionato. E ho preso lo gnomo. Non so se metto male la telecamera, però l'unico modo per vederle in fretta è mettere la telecamera alzata. Cosa? Non l'ho presa! Ma come? Niente, non vuole morire. Beh, non ha un
Se non esce della Sofas fa niente, ma probabilmente esce comunque, secondo me. Vabbè che di roba interessante da giocare ce n'è tanta, quindi effettivamente. Però insomma, se uscisse nel 2019 anche della Sofas, non sarebbe male come cosa, per niente. Nove. Ma seriamente? E niente, la chiappa alla talpa sono sempre stato proprio negato, a quanto pare. Niente. Che stress questa missione. Ma che cazzo. Ci sarà Joseph Seed nel nuovo Far Cry New Dawn? Non lo so, sai, se ne parlava. Però ci sono sicuramente le due sorelle gemelle come cattive. Però magari una... un'apparizione di Seed potrebbe anche esserci, anche perché è bene o male la continuazione del mondo così come è stato distrutto in Far Cry 5, quindi tecnicamente potrebbe esserci Seed, però chissà. Ma se uso la mia seconda mossa gli faccio qualcosa? No, non faccio niente. Madonna, che odio. Veramente un odio incredibile. Cosa? Tempo. Buonasera Lucia. Come si fa? Come si fa a farlo in tempo questo lavoro? Non lo so. E poi sto Yeti va lentissimo, mannaggia lui. Sì, cazzo di gnomi. Più Joseph C di Vass. Vass non lo so perché il 4 non l'ho giocato, quindi non ti so dire. No. Pangamin era quello del 4? Boh, non lo so, non avendo rigiocati non so quale sia uno e quale sia l'altro. Oh, stasera finiamo tutto Spyro. E fu così che passò la serata a schiacciare talpe. Dai, che c'avevo la serie buona. Cinque secondi. Mannaggia. 7. No, 17. Maledizione. Ah, Dio. Basta il 3, Pangamine il 4, ok. 1. 2. Va bene. Thank you.
Madonna. Beh, non ha funzionato. Vedo, sono diventate ancora un sti cazzo di gnomi. Stavo andando così bene. Se non ci fosse stato lo gnomo in mezzo al cavolo. Vabbè, dai, va bene, ok, ok, niente, niente da fare. Niente da fare. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo lo gnomo. Maledetto gnomo infame. Guarda che mi fermano. Questo l'ho proprio ucciso male. Adesso la leggo, Marx, che sono abbastanza incasinato con le talpe. Madonna, l'ho presa. Da dove è uscito quello gnomo non si sa. Già questo try è tipo da buttare. Vabbè, niente. Si appiccicano agli gnomi. Io non capisco. Cioè, già non devi prendere gli gnomi e poi sei anche a tempo. Ma almeno non mettermela a tempo. Cioè, capisco che non devo prendere gli gnomi, ma... ma non me la mettere a tempo, no? L'ho presa, eh. Madonna. Sedici. Diciassette. Dai, fai il record almeno, sempre a 17. Mi fermo, mannaggia. Sempre a 17. Morbidi. No. Non ha funzionato. Quando ho visto che gli stavo randellando era troppo tardi. Cavolo, stavo andando così bene, mannaggia. Non l'ho preso. What? Poi da quando è che gli gnomi scavano gallerie sotterranee? Cioè, ma perché? Vabbè, niente, niente. Buonasera, Pole! Dopo domani esce l'episodio 2 di Life is Strange. Ma Life is Strange ce lo giochiamo... cioè, buono che esca, però facessero uscire un po' più rapidamente. Non sarebbe male. Comunque, raga, su Netflix, parlando sempre di serie che vi consiglio, c'è Sex Education, che è molto divertente. Ci sta dentro. Niente di particolare, però il protagonista è strasimpatico, la madre del protagonista fa straridere. Vabbè, questo try era da buttare, quindi bene così. Però ci sta.
Come le colpisco, se. Dai, 12, 13, 15. Diciannove, l'ultima. Sì. Bene così. Guarda, uno dei miei amici. Sto vedendo un sacco. È bella, sì, anche secondo me. Oh. Seconda quest. Purtroppo ho dovuto annullare il prossimo spettacolo. Ah, ok. Fine delle quest. Bene così. Madonna, che casino che è stata sta missione. Va stralento sto maledetto Yeti. Gemme. Ah, sono finite, ok. E questa missione l'abbiamo finita. C'è da capire cosa c'è da fare qua. Wow, 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 no. Forse c'è da prendere quell'aereo lì. Ah, c'è il tizio con l'uovo sull'aereo. Dove è andato? Ah, boh. Lo sono perso completamente. Niente, possiamo ripartire? Cos'è che avevi scritto Mark dei pomodori che me lo sono perso? Un pomodoro dice a un altro pomodoro: sai, la mia ragazza mi ha lasciato e sono triste. L'altro fa: non ti preoccupare tanto, lei è passata. Dall'1 al 3 febbraio c'è la prova gratuita di Anthem. Ecco, magari sfrutterò questa cosa per provare Anthem, perché sono molto molto perplesso su quel gioco, sinceramente. Cioè, perplesso non che sia un bel gioco, ma che mi possa piacere a me come stile, diciamo, di gioco. GG, easy, pensavo fosse più difficile. Ok. Allora, lui mi dice di andare di lì. Ma qua c'è una cassa con la chiave, ma non ho la chiave, quindi non so come fare ad aprirla. Qua c'è un livello bonus, lo facciamo. Ah, però se lo si preordina c'è la demo. O per tutti quanti. No, Flavieten dice che c'è per tutti. Oh, ma che bellezza questo livello. Mentre si scivola. Simpaticissimo proprio. Ricorda quelli di Spyro. Ho missato delle gemme, che bella cosa. Ne ho mancate almeno 3. Sicuramente. Vabbè, usciamo e rientriamo. Basta con le freddure che riscaldamento costa. E no, anch'io leggevo, ho letto dei post su Facebook in cui si parlava di demo gratuita per chi lo preordina, tipo. Però magari in alcuni casi fanno tipo la demo gratuita, cioè la demo per chi lo preordina che dura più giorni, e poi per chi non l'ha preordinato comunque ti danno un paio di giorni di demo da provare. Cioè, a volte fanno anche così. Vabbè, mi mancavano solo quelle due gemme, sostanzialmente. Già. Ok. Ora c'è da capire. C'è da capire dove sta la chiave. La chiave per aprire quel forziere lì.
No, torna su. Bella Pietro, buonasera. Allora, qua dovrebbe... Mi dava un'indicazione che dovevo salire. Ah, beh, bella roba. Lo so che devo andare lì, ma non so dov'è la chiave. Dove cavolo sarà quella chiave? Bene, Pietro, il primo livello di questa sera, solo che è quasi finito, ma non riesco a trovare la chiave. Ah, ma qua c'è tutta un'area che non ho ancora visitato. Ehi, guarda quanta bella roba. A riprenderci il volo. Ma Anthem è un gioco tipo robottoni che volano e cioè tipo tute robottose con la gente dentro che volano e si sparano e è super mega futuristico, super, ecco, questa è la mia recensione di Anthem. E sembra interessante, però mi ricorda molto Destiny, sulla falsa riga di Destiny, non so cosa sta succedendo. Poi magari sono io che mi sbaglio, però a me c'è l'uovo. E dove? Where? Eh sì, ci manca anche un uovo, infatti. Dove sta? Ma l'hai visto, Sara? Cioè, me lo sono mancato io. No, mi sta scadendo. Merda. Avevo preso i razzi. Ah, me lo sono perso così, malamente proprio. Ok. Solo che chi si ricorda dove ero andato. C'ero capitato assolutamente per caso lì. Questo livello mi ricorda un sacco il Twisting Nether, che è un mondo di World of Warcraft. Magari non ve ne frega un cazzo. Eccolo lì l'uovo, hai ragione. Però a me ricorda il Twisting Nether, ecco. Però lo sapete. L'uovo sì, ma manca comunque la chiave. No, guarda dov'è la chiave. È lì, mannaggia. Devo trovare un modo per arrivare lì senza dovermi rifare tutto il livello a piedi. Ma se ti piace Halo e Destiny, secondo me ci azzecca, però boh. Però boh, non lo so. Neanche a me convince tantissimo. Ci sono alcuni giochi che mi convincono molto, però altri che... Cioè, dal trailer dico mi convincono e altri che no. Tipo anche Death Stranding non mi convince, ma perché non si è capito un cazzo, per quello non mi convince. E invece ce n'è uno molto interessante, di cui adesso non mi ricordo il titolo, che c'è sostanzialmente questa tipa che ha il potere di spostare le cose, però non so come si chiami. E sembra interessante. Che c'ha tipo la telecinesi potentissima e fa svolazzare in giro la roba. Resident Evil l'hai già messo a scaricare? Non l'ho ancora messo a scaricare, no, non l'ho messo a scaricare perché tanto non ci giocheremo sicuramente venerdì, cioè sicuramente giovedì. Niente, ho dei problemi a fare tre scale. Infatti, ripeto, l'ho detto già prima, la live di giovedì non ci sarà perché cerco di posticiparla a venerdì barra sabato in modo che ci possiamo giocare subito Resident Evil. Perché non ho voglia di aspettare fino a martedì per giocare Resident Evil e quindi posticipiamo. Allora, la chiave era lì. Perfetto. Boom. Livello completato. Cioè, apriamo la cassa e livello completato.
primi di febbraio Anthem gratuito. Ah. Senza ordinare. Vedi, allora hanno fatto anche lì un periodo per quelli che non sono convinti di preordinarlo e vogliono comunque provarlo prima. No, io stasera, se riusciamo a finire in tempo Spyro, vorrei provare un po' Blackout, la Battle Royale di Call of Duty, perché quando uscì mi interessava un po', mi ero un po' intrippato a guardarla in streaming su Twitch, poi no, poi basta. Però, boh. Io sono sempre stato un grande appassionato di Call of Duty fino a un po' di anni fa. I primi Call of Duty ce li ho ancora, quelli per PC, poi giocai tanto a Modern Warfare, a Black Ops 1, tanto, Modern Warfare 2, e poi basta, tipo. Però la Battle Royale con Call of Duty, insomma. È solo che l'unica cosa che mi è sembrata un po' strana, non so se voi l'avete mai giocata la Battle Royale di Call of Duty su PlayStation, però il discorso di gestire gli oggetti che hai mi sembra un po' macchinoso, no? Come ti trovi gli oggetti nell'inventario, te li sposti, te li utilizzi. Mi sembra una roba un po' forzata, no? Mentre su Fortnite ne hai 4 o 5 di oggetti, quindi non è difficile gestirteli. Su Black Ops Blackout mi è sembrato un po' così. Tra un po' esce la seconda di One Punch Man, sì. E di a quel disperato di tuo fratello che domani mi arriva il manga che mi ha consigliato, mi arriva As the God Will, la serie 1. E poi ho scoperto essere 5 manga che vendono tipo a 3,95€ su Amazon, quindi stasera compra. Cos'è Jump Force? Ciao, tu devi essere Spyro. Molte persone mi hanno detto che le hai aiutate. Pensi di potermi aiutare a trovare Tara, la mia ragazza? È andata a razziare la tomba del golem di pietra e da allora non l'ho più vista. Andrei a cercarla io stesso, ma sai, la tomba è piena di scorpioni. E mi interessava anche Ace Combat, no? Il gioco quello di aerei, di jet, no? Di guerra, di aerei. Solo per il fatto che mi ricordo che a quello della PlayStation 1 avevo giocato tipo tantissimo, perché era uno dei pochi giochi che avevo, e ci avevo giocato all'infinito a quel gioco lì. E boh, rigiocarci sulla PlayStation 4 con la grafica super pompata, eccetera, boh, mi ispirava. Ah, tipo Dragon Ball. Sai che io giochi tipo Dragon Ball... Ho giocato un po' a Tenkaichi Budokai, che mi pare fosse su PlayStation 2. Ma non li ho mai giocati seriamente, i giochi di Dragon Ball. Qua ci vuole una chiave. Ok, quindi niente. Così, cade sul fuoco e non si fa più male. No! Merda, ecco, lo sapevo. Non ho lasciato gemme qua dietro? No. Ecco, sono morto. Niente, pensavo si potesse andare di là, in realtà non si poteva. Sono i personaggi più famosi dei manga, tipo Dragon Ball è un gioco. Ah, ok, i personaggi più famosi dei manga. Jump Force. È un po' tipo quello che è uscito adesso per Nintendo Switch, come si chiama? Quello che si picchiano di brutto, tutti i personaggi famosi della Nintendo. Smash Brawl, Super Smash Brawl. Che poi il trailer di Super Smash Brawl è bellissimo, ci hanno anche fatto un meme. Vi lascio con l'amico che spruzza fuoco, vado un secondino in bagno e arrivo subito, ragazzi.
Eccomi. Su YouTube ci sono i tuoi video di Outlast? Sì, se vai nella descrizione del canale di Twitch c'è un elenco di tutte le serie che ho fatto, con il link alla playlist. Quindi sì. Mannaggia. Aldo, Giovanni e Giacomo al teatro di Adrian. È un crossover, cos'è? E niente. Va bene. Potevo stare in bagno. Facevo meglio. Ci sono Goku, Vegeta, cappello di paglia, Ken, il guerriero Naruto. Eh sì, è tipo uno Smash Brawl, quindi. Jump Force, tipo. Ma in quest'acqua ci posso andare? No, non sembra proprio... No, poi cosa chiedo se ci posso andare che ci sono già morto in quell'acqua, cioè. Che quesiti inutili che mi pongo ogni tanto. Come cacchio si fa a evitarlo quello? Fidati la farfallina, almeno ti curi un po'. Ok. Buonasera Bozzi. Stai odiando il tuo PC, come mai? Hai preso un virus a forza di guardare pornazzi, di la verità. Ammetti le tue colpe. Quella, buonasera Kuro. Dovrei volare lì e dovrei volare lì. Però lì non ci posso arrivare se non saltando prima sulla mano. Bella Davide, buonasera. Esatto, niente. Muori? No, resta in vita. Ripia la vita. Ce la facciamo? Sì. Cioè, io da qua a là posso volarci? Tecnicamente sì, dovrei. Ah, infatti. Ok. E ora possiamo andare al corridoio con le gemme. Cioè, io da qua a là, tranquillamente proprio, no? Oggi è stata una giornata produttiva. Ho visto Adrian, 28 milioni spesi bene. Ho fatto un TikTok su Adrian. Sono fatto un TikTok. Che cos'è un TikTok? È quel posto pieno di meme, lo sto... Oh, madonna. Oh, madonna, quell'app con la musichetta. E finalmente sono riuscito... Ecco, una cosa produttiva l'hai fatta. Hai visto un gran bel film che è Forrest Gump. Io l'ho visto un sacco di volte, Forrest Gump. Zuppa di gamberi, cocktail di gamberi. La Bubba Lubba Gump. Ah, ho lasciato una gemma. Torniamo a prenderla. Ok. Dopo che ci ha messo mano più di paio, è un luogo meraviglioso. Dovrei provare a scaricarvelo, giusto per vedere il trash che si trova su TikTok. Oh, la chiave. Ottimo. Gemme indietro non le ho lasciate. Ma cosa? E niente.
Ma qua non ho lasciato gemme indietro. Lui dice di lì. Però boh. Ok. E cosa mi manca? Tantissimo mi manca. Effettivamente non ho ancora trovato i livelli bonus, quindi... Ah, lì c'è un livello. E si fa con la coniglia. La cangura, non la coniglia. E poi qua posso entrare. Andiamo prima a fare il livello con la cangura. Ho preso As The God Will, sì. Ho visto che costa pochissimo su Amazon, 3,95€ tipo a fumetto, e sono 5 fumetti il primo. E poi il secondo non l'ho ancora visto. Ciao Spyro, è un pezzo che non ci si vede. Stavo andando a fare una passeggiata. Ci sono momenti in cui si desiderano solo i piccoli, semplici piaceri di una volta, non è così? Ho letto che su Resident Evil 2 ci sarà anche la modalità Ghost Survivors, che ti fa giocare con come altri sopravvissuti e si dovranno completare delle sfide. In più la modalità sarà gratuita. Ah, che figata. Tipo multiplayer. Bello. Ah, figo questo livello fatto tipo platform. Ecco. Questa tizia può fare il doppio salto e il salto alto, tipo. E può anche fare il salto che muore, vedi? Che brava che è. Può fare un sacco di cose. Adesso io me ne ero in 7 live e io ti banno. Fate i bravi. Fate i bravi. Per quale motivo continuo a morirci? Ok, eccola. E quel geco lì come faccio a prenderlo? Non posso. Ah, devo aspettare che arriva. Eccola. C'è As The God Will 2. Sì, ho visto che c'è. Adesso mi leggo l'1. Se mi gusta mi prendo anche il 2. Stavo leggendo I Am A Hero, che è bellissimo come manga, però su Amazon non vendono il numero 13, cioè, boh. Cioè, lo vendono, ma lo vendono tramite venditori secondari che non so quanti anni ci possono mettere a spedirmelo, quindi preferisco andare in fumetteria e vedere se lo trovo lì a sto punto. Sì, quello di oggi è il secondo di Adrian, quello di stasera. Ma seriamente, io l'ho vista poco e niente quella serie e la sto valutando in maniera negativa, però merita, cioè, voi che la state guardando, ha senso guardare Adrian? Seriamente, cioè, perché mi sembra una roba terribile. Ho visto quei 10 minuti e mi è sembrato qualcosa di scandaloso. Niente. Ma ti pare? Oddio. Ok. Ha speso 218 milioni, seriamente. Mi sembra impossibile.
28.000 euro, no? 218 milioni è illegale. Certo, per tutta la pubblicità che ha passato, qualcosina deve aver speso sicuramente, però 218 milioni mi sembra una cifra assolutamente esagerata. E niente. 28 milioni, ma ragazzi, seriamente ha speso 28 milioni di euro per fare questa serie? Sì, Pietro mi ha dato ripetizioni di Napoletano. È vero. Ha speso seriamente 28 milioni? Ecco perché la passavano in pubblicità, in radio, in qualsiasi cosa, sempre, tipo. E hanno fatto anche il servizio al telegiornale, tipo, sponsorizzatissimo. 28 milioni? Solo per convincere Mediaset a sparare... Ma non ci credo. A sparare l'audio a palla durante... Ma perché? A sparare l'audio a palla durante le pubblicità. No, vabbè, non ho parole. Che poi il fumettista che ha disegnato, quello che ha fatto i disegni, è anche uno bravo, se non sbaglio. Peccato che le animazioni sono fatte stramale. Domani va in depressione sicuro. Celentano non sta buona cap. Celentano non ci sta con la testa. Traduzione simultanea. Ok. Non con poche difficoltà e non perdendo poche vite, ma siamo comunque riusciti a fare il livello della cangura. Bene così. E ora devo andare da quella parte là. Ah niente, io ho bisogno di farmi male e perdere le vite stasera, se no non sono felice. Oh riccone, quante mila gemme vuoi? 28 milioni di gemme? Beh, Spyro, scommetto che sei felice di vedermi. Si dà il caso che io conosca la parola d'ordine per aprire la porta della tomba del golem di pietra. Al momento però mi è passata... 800 gemme, così. Molto bene, allora. La parola d'ordine per aprire la tomba è... Sei pronto? Credulone. Solito simpatico. E poi questa serie di Celentano a me sembra tanto come una sorta di esigenza. Cioè un cercare di avvicinarsi al mondo dei giovani facendo... Boh, svecchiando un qualcosa che, per quanto sia bello, perché comunque Celentano ha fatto delle canzoni molto molto belle ed è un cantante del tutto rispettabile, è come un cercare di avvicinarsi al mondo dei giovani, di cui purtroppo non penso che gliene possa fregare di meno, capito? Boh. Com'è la storia qua? No, ieri Adrian l'ho visto e mi sono sentito morire dentro. Ah, ok, quindi non è stata solo la mia impressione che fa veramente pesantemente cagare Adrian, ok? Temevo fosse stata solo una mia impressione. Cosa è successo? Ah, ok, quella è la fine del livello. Quante uova ho? 4 su 6. Ieri non l'ho visto, l'ho registrato. E l'ho vista addirittura registrato. Arrivi qui a razziare la tomba dopo che io ho fatto tutto il lavoro.
È una giornata intera che premo interruttori e sposto casse e tu ti presenti qui fresco come una rosa per portarti via il tesoro come se niente fosse. Beh, prendetelo pure. Ok. Sparks dice che di là ci sono ancora delle gemme. Ci torniamo dopo però, Sparks, perché qua mi sa che c'è un livello bonus da fare, forse. No. Dove sono le gemme, Sparks? Di lì? Boh. Aiuto! Ma dove devo andare a prendere quelle gemme? Eccola! E niente. Qua dentro forse. Indica là sopra. Annaggia. Mi ero perso una gemma. Ma ancora non ci siamo, manca ancora un bel po' di roba. Ui, dragone, buonasera. Non c'era una cassa con una chiave o l'hai già aperta? No, la cassa l'ho già aperta. La cassa l'ho già aperta. Qua dici di andare sotto. Ma sotto dove? Qui c'è un qualcosa da sfondare che non me ne sono accorto. Piano. Un pavimento che cede, tipo, non lo so. Mannaggia, quel buco che c'è lì devo usarlo. Ecco fatto. E c'è il livello bonus. Ok. Ha tutto molto senso. No skateboard? Benissimo. C'è l'acqua, ma non c'è il livello con lo skateboard, quindi mi sta bene. Dov'è che sta indicando? Ah, vabbè, quelle non posso aprirle. Mi sa che con la quest di Hunter avrò la manta, quella che spara i razzi, e potrò aprire anche quelle casse lì. Basta. La questa. Ho addestrato la mia nuova manta a trasportare l'ultimo modello di lanciamissili sottomarino ad alto impatto. Vuoi provare?
Occhio ai cavalieri degli squali. Sono equipaggiati con moderni proiettili sottomarini a ricerca JX5. Beh, già che ci siamo, ci prendiamo le gemme. Ok. Ok. Gemme completate, mi mancano solo le quest. Ma ogni tanto li ho visti i video di PewDiePie che fa vedere il peggio di TikTok, eh? Ho in mente come sono messi. Wow, non l'avevo proprio visto. Ma questo è come fa a parlare su Takoshi. Non ci pensare. Ha tutto molto senso in questo gioco. Maledetto. Cosa? Oh, come? Bello. Dai. Sette, mi manca l'ultimo. No. Maledetto. Buonasera Fabri. Non di PewDiePie. Non lo apro solo perché ho paura del copyright, temo. Perché poi oltretutto tipo la scorsa live in cui a inizio live ho messo tipo la musica di una radio di YouTube non copyright come faccio di solito, non so per quale motivo Twitch mi ha dato segnalazione di copyright fino a tipo la live inoltrata di 10 minuti, madonna, infatti il video ho dovuto farlo partire tipo un sacco di minuti dopo proprio perché la prima parte era senza audio, così a caso, nessun copyright, ok, allora finisco la missione e ce la guardiamo. Mi fido che nessun copyright. Tre. Cinque. Settimana prossima Resident Evil 2? Sì, magari già questa settimana, perché la live di giovedì non si farà proprio per cercare di farne una con Resident Evil, magari venerdì o sabato, quindi devo ancora decidere il giorno, ma ve lo farò sapere sul gruppo, comunque sì, Resident Evil. Grazie per l'host, Dragone. Manca l'ultimo sempre. Ok. Bravo! Dove hai imparato a sparare così? Oh, a proposito, Bianca mi ha chiesto di darti questo uovo. L'aveva inavvertitamente trasformato in un mammut, ma l'effetto dura... Ok. 6 su 6, livello completato. GG. Multiplayer su Fishing Simulator. Sì, esattamente. È quello che ha vinto il sondaggio, no? A quanto pare. Vediamo un po' questo TikTok. $3.48, $9.53.
vabbè. Questo sicuramente mi avrà appena dato copyright. Meraviglioso, 9.53. Ma perché queste robe di lei che chiede da mangiare? Ma no, ma sono tristissimi. Che cazzo. Do you ever look at someone and wonder? Vabbè, niente. Vabbè. Vabbè, c'è anche questo, 2019. Potevano esserci le macchine volanti, invece c'è TikTok. Va bene, uguale, no? Non stavo ridendo della tizia che chiedeva da mangiare, infatti. Tana della maga. Questo è il boss finale, aspettiamo a farlo, perché prima dobbiamo completare tutti i livelli. Miniere del dinosauro. Le miniere del dinosauro non le ho fatte, quindi possiamo andare alle miniere del dinosauro. Come ti chiami sulla PlayStation? Mi chiamo... Geco. Sta laggando la PlayStation. PlayStation 4 Pro. Lagga. Stasera lo riesci a finire Spyro? Sì, ci riesco. Per forza. Geco trattino 2412. Affanculo, Miniere del dinosauro l'ho già fatto. Infatti mi sembrava di averlo già visto questo livello. No, non ridevo, non ridevo. No, 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 non ho riso. Assolutamente. Assolutamente. Per niente, però. Resident Evil lo scarico... Ma lo scarico il giorno che dobbiamo giocarci. Se è venerdì lo scarico venerdì, se è sabato lo scarico sabato. Io sì, mi sento una persona orribile. Dai, quello con lo spazzolino era divertente. E quindi che livelli ci restano da fare? Allora, questa è la tana della gente 9, l'abbiamo fatto. Poi, andando avanti, abbiamo... Le isole di cristallo e le abbiamo fatte, sì, ok. Quello di lì l'abbiamo fatto per 100%. Tomba maledetta. Maledetta, la tomba maledetta non l'avevo vista. Il miglior video trash è Striscia, l'ho visto, sì, Striscia la notizia ricreata in Minecraft con Luca Bete, sì. Sì, sì, l'ho visto, Luca Bete che viene inseguito. Di un servizio che ha fatto tipo a Napoli, sì. Avventuriero è venuto a depredare le nostre catacombe. Spero che tu sia più forte di chi ti ha preceduto. Se riuscirai a sopravvivere alle prove delle nostre catacombe e a rispondere al mio indovinello, riceverai un premio adeguato ai tuoi... Ecco, sì, l'indovinello. Sì, okay. Sono un contenitore senza cardini, serratura o coperchio, eppure tra le mie mura è nascosto un tesoro color d'oro. Cosa sono? Ah, non posso rispondere. Niente. Un sarcofago. Un sarcofago. La risposta giusta è un sarcofago. Che poi oltretutto sarcofagi... Sarcofaghi... Com'è il plurale? Sarcofagi... Vabbè, che non si possono distruggere. Li posso colpire, ma non li posso distruggere. Micidiale. Scemo. Questi dettagli. Perché è un ventriloquo.
In realtà è il bastone che stava parlando. Questo tizio non muore? Niente, non muore. Come facciamo a ammazzare quel tizio? Questi tizi non muoiono, abbiamo un problema molto serio da affrontare. I gormiti, è vero. Come li ammasso quei tizi? Le testate non gli fanno niente. Il fuoco non gli fa niente. Non posso ucciderli, tipo? Seriously? Mi ci vuole un potenziamento? Vogliamo i giochi dettagliati 4K HDR. Ma dai, ma l'avevo già fatto. Resident Evil. Ma veramente. Resident Evil è uno di quelli. Niente, devo solo cercare di evitarli praticamente. Se mi sembra alquanto strano. Ah, i giganti mummie lanciano le palline. Scansale, recuperale e sparagliele addosso. Ok. Ok. Grazie mille, Fabri. Ora ha tutto molto più senso. Ah, ecco, niente. Niente. Una vita da recuperare da qualche parte? No, eh. Madonna. Ma chi è che è il Mona lì che fa cadere le rocce? Magari quelle palline puoi rompere i sarcofagi, vero? Ottima idea. Adesso proviamo. E niente. Eh sì, e i sarcofagi mi danno anche la gemma, quindi devo tornare su a distruggere quell'altro. Veloce. Ok. Spara. No. Cadere di lì. Qua c'è una vita. Sì, infatti anche le tombe si rompono. Come li evito? Sono tipo inevitabili. Devo fare un'altra strada forse.
perché sono veramente troppe rocce che cadono. Guarda le ombre. Quante vite ho? 3 vite. Quindi? Ok. Di morire da eroe. Ah, ecco, niente. Non c'è un'altra soluzione, quindi. Semplicemente cercare di, guardando le ombre, di non morirci. Concilio il sonno, Lucia. Non è molto rassicurante come cosa, però, insomma, dai. Meglio che niente. Comunque, Lucia... c'è una nuova serie su Netflix che è carina, quella Sex Education, non è male. Te che stai in fissa con Netflix come molti altri di noi. Niente, comunque non è di qua che devo andare, a prescindere. È sempre una qualità. Ah beh, sì, certo. Assolutamente. Punto abilità, così, completamente a caso. Ah, ma vaffancuore. What? Sì, vale, vale, ci sta. A me sta piacendo, sinceramente. Gli attori sono divertenti, sono bravi. La madre del ragazzino è strasimpatica. La storia, tutto sommato, non è neanche così male. No. Cacchio, mi sono ucciso il tipo delle palline. E questo è stato un errore. Ora dove lo trovo un altro tipo delle palline? Ma questi scarabei li devo tipo premere? No. E qua cosa c'è? Ah, ok, quello. Però devo tornare indietro in qualche modo a distruggere quei cosi. Ma come si fa? Dai, ma seriamente? Boh, vabbè. Ok. Ok. Cioè, anche se non stai esattamente sull'ombra della roccia, vieni comunque colpito. Ah, che bello. In questo livello i checkpoint sono dimenticati di metterli, tipo. Ok.
cosa. Dì qualcosa, Emo, che si è passato al lato oscuro di TikTok. No, ho sbagliato. Madonna. Sono al sicuro. Oddio. Prese tutte? Sì, a posto. Pensavo peggio, dai. Perché? Mi dai un'altra pallina? Grazie. Mi interessa l'uovo adesso, voglio la pallina. E niente, è esplosa. Ok. Beh, dopo l'intervento di PewDiePie c'è un po' più di trash su TikTok, quello sì, però da lì a dire che ci sta, se ne vuole. Ma dov'è il bottone per aprire sta porta? Vai, vai, questo? Prendi la pallina. Niente. Prendi quella. Non posso. Niente. Niente pallina. Speravo di riuscirla a prendere, ma invece no. Oh, siamo quasi alla fine del livello. Ah, vabbè, ma Facebook è il peggio proprio dei social che ci sono ormai. Da quando i buongiornissimi, il team buongiornissimi ha capito l'utilizzo di Facebook, poi l'utilizzo di Facebook, ha capito come stare su Facebook, da lì è diventata molto problematica la situazione. Anni fa Facebook era anche un bel social, eh? Adesso è diventato tipo ingestibile. Allora, lì c'è la missione dell'agente 9, facciamocela subito, così ce la leviamo. Uno di quei cani con i cappelli.
capelli buffi mi ha lanciato una maledizione solo perché gli ho sparato nel sedere un paio di volte. Ha detto di avermi trasformato la coda in un serpente. A te sembra un serpente? Me la sento strana. Oh, cavolo, quel cane me la paga. Sì, sì, io sparo ogni giorno. Buongiorni, buongiornissimi, dolce notte. Dopo sono pieno, ho la galleria piena di buongiornissimi io. E di video con i gattini con la voce stridula che ti dicono buonanotte. Quelli sono i migliori. Che non posso farti entrare se prima non risolvi un indovinello. Ecco l'indovinello. Ti seguiamo ovunque vai, ma più cammini, più cammini, più di noi ti lasci dietro. Le tue orme. Caspita, sei bravo per essere uno vestito così male. Accomodati. Perché? Puoi affrontare. Attenzione. Easy. Ah, installazione completata adesso di Call of Duty. Bene, pensavo di averlo già scaricato io in realtà. Onesto, dai. Aia. Più basso, ma era giusto all'umanità. Già. Beh, non saprei, tra i gruppi di terrapiattisti e i gruppi di mamme Novax, non saprei proprio se il buongiornissimo è la cosa peggiore dell'avvento dei 40-50 anni e over su Facebook. Sinceramente non saprei dire cos'è peggio. Wow. Ah no, no, niente, niente, niente. Devi saltare via, scimmia. Morto malissimo. Checkpoint, come siamo messi coi checkpoint? Quante ore fa me l'hai fatto? Ah. Dietro questa. Ecco. Beh dai. Onesto. Checkpoint è praticamente poco prima della mia morte, insomma. Ah, posso. A posto. È qua che mi ha fregato. Bene, bene. No, è qua che sono morto.
Aia. Solo che qua i tizi giganti come li ammazzo. Vabbè, cerchiamo di pulire tutto prima e poi cerco di capire come ammazzare i giganti. A posto. Easy. Ancora 4 uova, però le gemme le ho quasi finite. Che sei sopra... Sono un contenitore senza... Ops, non ho letto l'indovinello. Un contenitore senza... Un bandicoot. Un uovo. L'avevi già sentito prima. Così a caso. Non credevo che avresti indovinato. Molto bene, i patti sono patti. Puoi avere l'uovo di drago che sta... Grande Will. Sì, ciao. No. Ma come? Un bandicoot. Quante vite ho esattamente? Perché mi sa che non ne ho molte, eh? Mi sa che sono sul baratro del game over. 3 vite, infatti. Sto seriamente rischiando il game over. Ma scusa, come faccio? Ma non curva. Oh caspita, qua ci rischio veramente il game over. Ma le 99 vite anche no, visto che mi tolgono la possibilità di prendere trofei. 2 vite. Ma che cazzo? Perché devo prendere la curva da sinistra tagliando verso destra. Oh caspiterina. Accipigna. Potevi almeno mettermelo dentro una missione, questo scivolo qua. Ah, andato. Ok. Parks, le gemme. Di lì. Ah, lol. Le gemme le ho prese tutte. Mi manca solo il livello, quindi. Cioè, la... vabbè, niente. Niente. Mi manca solo la missione. La missione dove sta? Sta lì? Vedi, basta chiedere. Il primo round dell'annuale Demolition Derby su Demolition Derby, bello. C'è posto per un altro concorrente, ma per qualificarti Demolition Derby su Overcraft. Che palle sti indovinelli. L'indovinello è questo. Se un drago depone un uovo ogni 12 anni, quanto tempo ci vorrà perché 100 draghi depongano 100 uova? ci vogliono 1200 anni. La risposta è Giorgio. 12 anni. Eh sì, certo, perché un drago ogni 12, quindi 12. Incredibile. Giusto.
Impossibile. La risposta è... Effettivamente. Che figata. Non ho guardato esattamente i comandi, mi sa che ho anche... Aia. 118? Qualcuno chiama un bugo il 118? Ma mi sa che avevo anche altri comandi, tipo la velocità, roba simile. Questo premere la X in maniera compulsiva. Il primo round della... L'indovinello è... Incredibile. Ah no, niente, non è che ho altre... Bene. Simpatico questo Overcraft. Buonanotte Mark. Ah, perdevo le vite nella missione bonus. Ah, interessante. Molto interessante. E quindi game over. Oh. Oh cazzo, quindi mi devo rifare il livello? Oh, molto male. Vabbè, tanto non devo prendere le gemme, quindi ci mettiamo un attimo. Oh caspiterina, questa non ci voleva. Accipigna. Tomba maledetta, ma veramente maledetta. Ma maledetta seriamente. Io ero convinto che non perdevo le vite nella missione bonus, per quello andavo liscio, invece si perdono. Interessante. Molto interessante. Ah, c'ho anche tutte le porte aperte, vabbè, easy. Via, Spyro, di ignoranza devi andare. No! Aspetta! Aspetta un attimo. Fammi capire qua. Ah, che palle ste rocce. E quante vite mi ha dato? 4 vite. L'indovinello. Incredibile. L1 e R1 per schivare, ok, ma schiva tipo lentissimamente. Vabbè, vabbè, ok, d'accordo. One shot, one kill. Il primo link. Oh. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ho premuto troppo in fretta. Il primo round della... L'indovinello è... In... Ma che va lentissimo sto Overcraft maledetto. Nascosti là dietro i bastardi. No! Vabbè, però... Se
si muovesse leggermente più in fretta, quell'overcraft sarebbe più fattibile. Il primo l'indovinello. Inc. E niente. Allora. Guarda come si nascondono, maledetti infami. Scemo. Oh. Sì, GG, ho vinto. Ma che cosa? Sono morto mentre ho vinto. Ma non esiste questa cosa. O vinco o muoio. Mi sa che abbiamo il game over. No, ancora due vite, dai. Il primo l'indovinello è... 12 anni. 12 anni ci vogliono a finire questa missione. Ovvierso. Dai, esci. Dai, infame. GG. Dammi l'uovo, basta. MJ, ok. Puoi accedere al round del campionato. Tuttavia, si tratta di uno sport pericoloso. Cielo! Che rettile coraggioso! Cerchio, quadrato, R1, niente. Qua quanti ce ne sono da far fuori? Un miliardo. Ah, iniziamo bene. Prime due vite le ho già perse. Ottimo. Beh, in realtà il trucco sta nel farli uscire allo scoperto, poi mettersi a girare verso tipo sinistra. Easy. Ah, lì ce n'è uno infame nell'angolino. Aia, bastardo. Ok. Easy. È stata un... Livello completato. Molto bene. Allora direi che possiamo uscire. A casa. Quanti livelli mi mancano? Poca roba. Mi pare che abbiamo finito, forse.
Cazzo, poi ci sono anche i livelli speciali di cosa da fare, di Spike, di Sparks. Monte di mezzanotte. Mi pare di aver visto dov'è un livello che sto saltando. Dovrebbe essere tipo di là. Su forse. No, niente. Mi sbagliavo. Il circuito, scusa, non c'è il circuito. Sei, deve esserci ancora il circuito e 7 e il boss è 8, tipo. Circuito marino. Ah, eccolo lì il circuito. Che bello. Vedevo l'ora di fare il circuito. Dai, ce lo bruciamo in fretta, sto circuito, eh. Comunque la voce di Sparks è 10-10. Cronometro. Ah, bello. Iniziamo così, eh? Fantastico. Brutta cosa. No, no, mannaggia. Ma sconfitto il boss non sentiremo più la voce sensuale di Sparks. No, in realtà sì, perché ci sono tre livelli di Sparks da fare dopo il boss, tre o quattro livelli di Sparks. Ho dimenticato un coso, lo so. Un arco. Ma che brutta cosa che faccio qui però. Però dai, non sembra essere così complicato sto livello. Ultime parole famose. Nemici per la pelle, sì.
Ma in realtà non è neanche tanto questo quanto la gara che ci sarà da fare dopo questo livello. Quella è veramente madness. O almeno lo è sempre stata negli altri circuiti. Vedremo in questo. È proprio il male la gara. Mannaggia, 11 secondi e mi mancano solo quei due. Madonna, l'acqua. È l'acqua. Il mio tallone da killer. L'acqua. Bello. Bellissimo. GG, bastava aspettarli, arrivavano da soli. Ok. Kobe. Sfida le sule piedi azzurri. Aiuto. Ok, qua è fondamentale riuscire a prendere le stelline. Ecco, ho perso una stellina. Sto prendendo una cifra di stelline, però devo ancora capire il livello come funziona. Sono quinto su 6, non sono messo molto bene considerando che è il secondo giro su 3. Cosa? Non ho preso quell'anello? Ok. Allora, questa stellina è abbastanza easy da prendere. Poi lì c'è il razzo che è fondamentale per prendere almeno la quinta posizione in fretta. Qua ci sono due stelline. Tre stelline. Ma come? Non capisco. Avrei preso il cerchio se mi davi il tempo. Tallone da killer. No, vabbè.
Ah, muro, benissimo. Ecco, già così possiamo dire che il try è abbastanza buttato. Ah, non ho preso il razzo, bene. Perché si sballa troppo quando prende la velocità. Ah, bello. Ai, ai, ai. L'ho preso, non so come, non so perché, ma l'ho preso. No. No. Il quarto e il terzo sono abbastanza vicini l'uno all'altro, quindi prendendo le stelline, visto che loro non l'hanno presa, dovrei tecnicamente riuscire a farle. Ma dove è andata a colpire quel razzo? Vabbè, niente. Madonna. Recupero incredibile. Ci l'ho preso il cerchio, l'ho preso. Preso in pieno proprio. Ah, sono troppo lento. Quattro posizioni da prendere in un giro solo, la vedo abbastanza impossibile. La bono te, vai via. Ah, niente. O prendevo l'assello, comunque non sarei riuscito a vincerla. Ci sono anche pochi razzi, ho visto. Oltretutto. Dai, che sei lì, maledetto. Cazzo. Ah,
Allora, ho preso il razzo. Non l'ho preso, ma come? Bellissimo. Si sballa tantissimo quando prendi la stella. Vabbè, arbitro, io l'avevo preso comunque. Preso di striscio, ma l'avevo preso. Ok, il razzo è andato a segno almeno una volta. Quattro stelle in fila è fantastico. Vediamo di non sprecare queste quattro stelle in fila, magari. Se possibile. Tre posizioni. Ok. Quattro stelle in fila, ce la facciamo? No. No, non ci credo, mannaggia. Dovrebbe tornare alla scuola di volo. Ma no, in realtà, poverino, è stra difficile il suo livello. E anche il circuito dell'ultimo mondo, quindi ci sta che sia, sia stra difficile, però. Vabbè, vabbè, lì l'avevo preso. Mi sembra assolutamente qua questa cosa, però vabbè. Si sballa così Spyro, non capisco. Vaffanculo, va. E niente, Call of Duty Black Ops me lo sarei giocato volentieri, però a quanto pare Spyro non è molto d'accordo. È vero, lo so, Kuro. Io ci metto del mio meglio, ma non ce l'ho proprio nel DNA sta roba dei circuiti. Dai, che palle. Peggio questo o quello con lo skate? No, quello con lo skate. Decisamente quello con lo skate. E infatti se sono riuscito a fare quello con lo skate, devo riuscire a fare anche questo, cioè non ce n'è. Conta che tra qualche mese parto per mezzo di istruzione e prendiamo l'aereo. Ho già avviato tutti di sedersi vicino a me perché guferò tanto. Oltretutto con il cellulare guarderò un documentario sull'11 settembre. Ma perché? Che brutta persona, Evo.
Giustamente, per restare in tema. Vabbè. Concentrazione. Non mi metto ancora in posizione di concentrazione massima, però ora ho concentrazione al 60%. Va bene. Andalusia. Beh, Spagna, no? Saranno 2 ore di volo, 2 ore e mezza. Ma perché? Ero dentro al cerchio, ma per quale motivo? Devi di ricordarti di andare dal pilota dell'aereo e dirgli di prendere le stelline e i raggi, così arrivate prima. Non ti dimenticare, quello è fondamentale. Che palle, madonna. E anche la posizione di super concentramento serve a qualcosa. Quel razzo è impossibile col prenderlo, cioè se lo prendi poi fa una fatica porca a prendere il cerchio. Ma non c'è un trucco tipo razzi infiniti sul circuito, no? Ah, ho anche perso il razzo. Bellissimo. La no flylist. Blacklist, resti a casa. Perché? Sì, certo. Così. Aveva voglia di farsi un giro, Spyro.
Oh, però mi è venuta adesso in mente una cosa. No, niente. Va tipo lentissimo quando corre. No, buttato questo try, lo possiamo buttare. Resident Evil 2 durerà 20 ore, Kingdom Hearts 3 50. Già. Si sa che Kingdom Hearts è un titolo molto impegnativo. Anche se hanno messo meno mondi rispetto al solito, hanno detto che saranno più vasti, con più roba da fare, quindi ci sta che duri così tanto. L'applauso al pilota è effettivamente una roba trashissima. Tipo a me, a lavoro, quando vendo un cellulare, mica mi fanno l'applauso, cioè, capisco questa cosa. No. Quattro posizioni da recuperare, non lo so. Però vedo sia il secondo che il primo, eh. E li ho lì davanti a me. Potrebbe essere un try non del tutto sprecato questo. Oh madonna, pensavo di aver mancato il cerchio. Che brutta roba. Solo il primo davanti a me. Sì, sono primo. Attenzione, incredibile, non facciamo errori. Non ora, ti prego, Spyro. Mi stavo dimenticando quel cerchio. Sì. Andato. Andato. Ok, Jesse, ora resta solo da capire dove sta la missione bonus. Dove sarà la missione bonus? Dentro il casupolo qua, no. Lì nel faro, probabilmente. No. L'anno scorso sono andata a Barcellona e quando l'intero aereo si è messo ad applaudire all'atterraggio mi sono vergognata di essere italiano. Già. Ah, lì c'è una casupola, forse. Avete idea? Devo... nel faro in alto. Ok, GG. Ah, nel faro... no, il faro in alto non ha ingresso. In questo faro qua abbiamo già guardato e non c'è. Dai, non c'ho voglia di andare a cercarlo. Palle. Eppure non è che è così grande sto livello, voglio dire. Entra nel faro e sali. Perché devi dire queste cose?
Non si può salire. Quel faro lì è finto, non si può entrare. No, il massimo che riesco a raggiungere di altezza è questo. Sulla portaerei forse. No. Rifletto. Che palle, non avevo voglia. Ops. Ok. Nel faro in alto ne sono sicuro. Ma questo faro qua sopra e non si può andare. O in questo faro? Ma in questo faro l'ingresso non c'è. Almeno che non guardo l'altro lato del faro. Ma no, non c'è. Ma va, ma non si può, Emo. Riflettendo. LOL. Vabbè. Ma da dove arrivano tutti questi? Io sono Otaku, sì. Ne ho appena visto un altro afferrare un uovo e volare via. Era velocissimo. Ma deve essere... Lo inseguirò. Torno subito. Ah, ok, caga i cerchi. Non me ne ero accorto. Subito. Pensavo facessero male, dovessi evitarli, tipo. Lo sapevo io che ero troppo vicino. Poi non so di cosa stai parlando, Emo. Io stavo riflettendo, quindi boh, non capisco a cosa ti riferisci. Come se stessi guardando un video di qualcuno, ma non so veramente di cosa parli. Mi spiace. Ma perché? 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 Ma da dove? Lo torno. È lì che mi frega. All'uscita lì. Ok.
Ok. Quanti altri cerchi vuoi fare esattamente? GG. Sì, ci è mancato poco. L'uovo è saltato fuori un attimo prima che... Ok. E anche questo livello l'abbiamo fatto, quindi tecnicamente... dovremmo aver finito. Mi manca solo il livello del boss adesso. 6200 gemme. Si è suicidato, sì, non ne poteva più nemmeno lui. Ok, 100%. Ah, questo livello è... lo apro quando faccio l'ultimo, praticamente. Fa tipo il livello bonus. Sì, quindi boss. E il boss... sta tipo di qua. Tana della maga, ok. First try. First try, zero deaths. Assolutamente il boss viene giù al primo tentativo. Sì, li ho fatti tutti. Ok, com'è la storia? Si mette a correre sta maledetta. Ok. Aia. Questo non conta, eh. Questa no, ovviamente non conta. Perché quando mi... vado sul cannone e poi lei inizia a correre come una maledetta, non è facile beccarla. Era la prova, sì, non vale. Il primo non vale, dopo è, cioè, è scritto nella legge quasi che il primo tentativo non si conta mai, cioè. Presa. Un colpo gliel'ho dato. Ci avrà 6000 fasi questa tizia. Aia.
Oh, bene, il fuoco, ecco, potevo evitarlo magari. Lì c'è una pecorella. Vabbè, mi droppi qualcosa? Grazie. Solo un colpo gli posso dare, sì. Quindi? Wow. No, ma non mi ha preso, arbitro. Non è vero. Nope. Ma non riesco a curvare. Ma che cosa? Cazzo, dov'è la pecorella? Lì. Dai, pecorella. Ho due pecorelle. Madonna! Non so come ho fatto a evitarli quei colpi. Sono carini i dischi volanti, però è veramente un casino colpirla. Ok. Seconda fase. Ma che a terra un cazzo. Ma va, dai, raga, è impossibile. Sarà la prima fase. Infatti. Dicevo, come fa a essere una fase sola? Spyro, hai appena sconfitto la maga? Ah, ho saltato anche per sbaglio il filmato finale. Cosa farai adesso? È finito? Cioè, questo era il boss finale di Spyro 3? A volte sei proprio buffo, Bentley. Era quello il boss finale, ma che merda. Almeno Spyro 2 e Ripto c'aveva un po' di fasi. Inoltre Hunter è scomparso di nuovo e devo assicurarmi che non sia finito nei guai. Non l'hai visto, vero? Chi? Io? Oh, che cagata, raga. No, no. Se lo dovessi incontrare, però, prometto che ti informerò immediatamente. Che schifo. Buffo, Spyro. Ho regolato i portali di Avalar per andare nel mondo dei draghi e invece sono finito qui. Forse le coordinate non sono state aggiornate. Lo vediamo su YouTube. Ma sì, sarà uscita, avrà fatto qualche teatrino e poi sarà morto. Mi verrai a trovare ad Avalar? Certo, Ilora, ma devo trovare il resto delle uova e
Hunter è scomparso di nuovo. Hai detto Hunter? Posso aiutarti? L'ho visto sgattaiolare con... Agente 9, non è un Rinok quello laggiù in quei cespugli? Un Rinok? Ci penso io. Fatti sotto, Rinok bello. Beccati questo laser. Fatti vedere. Si è imboscato con la maga Hunter, hai capito? Maledetto. Sono certo che Hunter sia in buone mani. Cioè sono sicuro che arriverà presto. Promettimi che tornerai ad Avalar, ok? Ok. Ciaone. Quante volte ti ho detto di non infastidire quell'alce? È stata un'idea di Billy! Oh già! È vero, Billy? Aspetta, Billy. Spyro, che bello vederti! Ciao, Sheila. È tutto il giorno che cerco Hunter. Tu l'hai visto? Scusa, Spyro. Hunter mi ha fatto promettere di non dirti dove sono. Sono? Io non ti ho detto nulla. Oh no. Oh no, 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 no. E niente. C'è anche la love story. Che tristezza, Sparks. Un altro nobile guerriero cade vittima tristezza. Della febbre d'amore. Non guardarli. Beh, immagino che dovremo trovare da soli le altre uova. Dai, Spyro, rilassati un po'. Godiamoci la scena. E via. Si conclude quindi così il terzo capitolo. Bella schellaccio, buonasera. Però mancano ancora un po' di uova e qualche gemma da prendere. Se ne saranno sicuramente attivati i livelli di Sparks, quello al 100%. E poi una volta fatti i livelli di Sparks avrò le uova e le gemme per aprire l'ultimo livello nell'ultimo mondo. Suppongo. Allora, quindi. Si dice che stiamo finendo l'ultimo Spyro che ci manca. E dovrebbe... in realtà è finito, il 100% ce l'abbiamo già, ci manca il 17%. L'ho preordinato Resident Evil 2, sì, in digitale, Alex, devo aspettare che sia scaricabile. Forse lo è già scaricabile, non lo so, però tanto comunque lo scarico quando mi serve, quindi... quando mi serve e quando esce. Se non sbaglio, qua c'era un livello di Sparks da qualche parte. Ah no, è comparso il livello? Villa Solare? No, Villa Solare c'era già. Eppure io mi ricordavo i livelli di Sparks. Di Gran Tour ogni volta. Lo so, io non le, cioè non le metto le pubblicità, è Twitch che le mette per forza. Non so. Perché c'è, però niente. Lo so, Skell. Lo so. Io mi ricordo, raga, che c'era il livello di Sparks qua. Non mi ricordo esattamente dove, però... lo troviamo, perché sono sicuro che ci fosse. Ah, tipo di lì, ecco lì. Spyro, ho trovato un uovo. Ma solo Sparks potrà raggiungerlo. C'è un varco. Sì, allevamento di gamberi. Zuba di gamberi, cocktail di gamberi. Grande Bubba.
Sparks! Prima che tu affronti quei terribili gamberi, sarà il caso che ti dia qualche consiglio. Per cominciare, alleniamoci nel tiro. Premi attacco per sparare ai bersagli. Ah, che figo! Puoi anche muoverti velocemente per... Ok, che fighi questi minigiochi. Essendo un agile libellula, puoi anche sparare mentre ti sposti lateralmente. Tieni premuto. Ah, ok. Perfetto. Subito, lo subito fa. Durante i tuoi viaggi troverai delle farfalle che ti daranno salute, proprio come nel mondo dei draghi. Non solo, alcune farfalle ti daranno dei poteri speciali, anche se temporanei. Potrai liberarti di questi nemici molto più in fretta se usi un potenziamento, ma... Ah, devo per forza mangiare la farfalla. Uguale a prima, non cambia niente. Mi sta facendo ripetere la cosa. Potrai liberarti di questi nemici molto più in fretta se usi un potenziamento. Mangia una delle farfalle speciali. Che palle. Mi riferisco se sulla sua home della Play si vede Resident Evil 2 o no, non lo so, dopo guardo. Ho capito. Ah, ok, va bene. L'ho usato. A posto. È tipo una sorta di Isaac in Spyro. Minchia, le gemme sono enormi. Beh, giustamente Sparks è piccolino. Come la distruggo quella sfera lì? Prendo tutte le gemme forse? No. Le porte sono bloccate. A posto. E niente, non me lo distrugge. Oh, questo è tipo boss. Ok. Ah, sono invulnerabile, che figata.
Ok, ora ho la chiave gialla, quindi posso aprire la porta gialla. Che non è questa. Vabbè dai, carini sti livelli con Sparks comunque. La gemma maledetta. Cavolo, ma ora che sto usando Sparks non posso usare Sparks per farmi dire dove sono le gemme. Ora che ci penso. Beh che sono abbastanza enormi le gemme, è abbastanza difficile non vederle. Però questo è un problema. Forrest Gump è doppiato veramente bene. Poi, poi è un gran bel film. Io, come ti ho detto prima, me lo sono visto un sacco di volte. Ecco, tipo i potenziamenti avrei dovuto tenerli per lui, probabilmente. La madonna. GG. Allora, quella è la fine livello, però la cassa al centro del livello non l'ho distrutta. Giusto? E infatti. Ok, 200 su 200, una cosa su una, un uovo su uno, a posto. Ah, è vero, le avevo le sfere potenziate, cosa potevo fare? Ah, così. Pensate, vabbè, devo ancora capire esattamente come funziona Sparks. Bene, livello 1 di Sparks è andato. Mi devo anche ricordare dove stava Sparks. Ottimo lavoro, Sparks. Grazie. Negli altri livelli. Lo finiamo la prossima live? No, no. 40 minuti. Per fare 3 livelli di Sparks, ancora più livello finale, dovremo farcela, dai. Io preordino Resident Evil 2 ora, così parte il download, fallo anche te. Ma sì, ma glielo faccio partire anche dall'app domani il download, cioè tanto con l'app fai download anche se non sei a casa, intanto la Play se lo scarica. A me lo scarica tipo in 10 minuti, un quarto d'ora. Dove stava qua il livello di Sparks? Là sopra, ok. Ciao. 20 giga, appunto. Scarica in un attimo 20 giga. Ok. Ciao.
Wow. Invulnerabile, GG. Che mi sono lasciato delle gemme indietro lì, eh. Flavita, in buonanotte, caro, alla prossima. Questi cazzo di ragnetti che non la smettono di spawnare. Un po' di mazzate effettivamente. C'è il coso che non si può distruggere. Mannaggia lui. Aia. Non ho chiavi? Mazza, poca vita. Wow. Ma spawnano all'infinito sti bastardi. Ok. Lì ho lasciato la farfalla. Dai. Ok. Cazzo, pochissima vita. Maledizione. Thank you.
una farfallina che mi dà un po' di vita, eccola lì, benissimo. Boss. Aia. Figata però giocare così. Sembra un sacco item. Eccolo, mortissimo. Però c'era un checkpoint. Ah, quando fa la giravolta non lo devo colpire perché sennò mi faccio danno. Madonna. Ma cosa? Ok, ho sottovalutato i livelli di Sparks, decisamente. Mezzanotte, sì. Mezz'ora per fare questo livello e altri due. La vedo un po' più dura di quanto la vedevo prima, però si può comunque fare. No, proprio per niente. Certo che è una farfallina che mi dà un po' di vita, me la potevi anche dare. Ma cosa, Sparks, girati. Mannaggia a te. Dai, che è quasi morto, mannaggia a lui. No, non respawnano power up, purtroppo. Oh, si era buggato, non spawnava ragnetti. Ho tolto metà vita perché si è buggato. Tutti. E devo chiudere le gemme. Se non sbaglio ce n'è qualcuna qua. Eccolo lì. Mezzanotte 04. Ci siamo.
In questo mondo Sparks mi pare che era tipo all'inizio, non dovevo andare sott'acqua per incontrarlo. Tipo subito lo beccavo. A me piace il fatto che abbiano tolto la telecamera fissa nel remake di Resident Evil 2, perché in Resident Evil 2 era fissa, sai che questa cosa... Sì, sono più i caricamenti che altro. Ah, quindi c'era la telecamera fissa su Resident Evil 2 e l'hanno tolta. Io pensavo fosse anche nel 2 normale, fosse non fissa, pensa a te, non avendolo giocato. Ah, nei primi tre capitoli era fissa. Pensa a te. Ma non mi ricordo Spark se stava sopra o sotto. No, ok, mi sa che devo andare in acqua per incontrarlo allora. Dai, No. Chissà dove cazzo sta. Ah, forse qua dentro. No. Riflettiamo al volo. Starfish Reef. Giustamente. Go up the ladder, gray bars on the tower and go to the room. Infatti, immaginavo che non fosse sott'acqua. Devo andare sulla scalinata e arrivare alla stanza. E dai. Meravigliose perdite di tempo. C'è lì quella stanza, questa scala. Ok, è qua sopra. La principale. Ok. Dal 4 in poi è cambiata, quindi fino al 2 era fissa. Pensa un po'. L'idea sarebbe quella di tenersi i potenziamenti finché non arrivo al boss, solo che se prendo altri potenziamenti me li sovrascrive. Oh, che bella storia questa. Me li sovrascrive, quindi ciccia. Oh, era un nemico quello.
Le stelle che generano altre stelle. Che fastidio. Perché non riesco a fissare Sparks come voglio? Ok. Ho un potenziamento, però non vorrei usarlo, vorrei tenerlo per cose un po' più difficili. Ok. Vabbè. Azzo. Ho un checkpoint però. Dovrei avere un bel checkpoint. La cosa tipo principale è distruggere quella roba lì. Cazzo. Ai ai ai. L'ho distrutta. Ah, quel coso spona sti pesci maledetti. Non perdo le vite, eh? Ah no? Ero convinto di perderle. Non so perché, ma il mio cervello diceva vai a prendere le stelline di mare. Questo è il rush finale che porta un sacco di stanchezza appresso. Comunque sono abbastanza sicuro di aver lasciato una porta indietro prima.
saranno sicuramente delle conchiglie, infatti. Pulito qua, no, non si apre più, è un boss. Ah no, non è un boss, semplicemente è stronzo. Eccola. Per gli ambientalisti da salotto. Cosa sono gli ambientalisti da salotto? Lo so, sto correndo. Nada. Boss. Wow. Molto più easy questo boss rispetto all'altro. Molto molto più easy. GG. Mezzanotte 18. Ci siamo. Ultimo livello di Sparks. Non fosse per questi caricamenti da 60 minuti l'uno, praticamente. Metà della live l'abbiamo passata all'avventura continua. Quando ho visto quella razza... Sì, sta zitta. Qua il livello di Sparks... no, non mi ricordo. Mi sa che era vicino all'ingresso del boss, forse. Hai presente il meme di Samuel Jackson, TikTok, motherfucker? Possiamo fare un meme photoshoppato con la mia faccia. No, non ce l'ho presente, qual è? Lì non c'è. Cosa cazzo non vuoi? Non temere, Spyro, non voglio altro denaro da te. Perché quella fa... Sì.
Ah, mi droppa le gemme. Che m'ha rubato, bastardo. Maledetto. Dammi, ridammi tutte le mie gemme. Quante ce n'è ancora? Una cifra me ne deve dare ancora. Con tutte quelle che gli ho dato. Madonna. Ancora, quante ne ha? No, al contrario no, non mi piace. Mi sono abituato a fare il giro in senso antiorario, voglio continuare così, per favore. Ho 11.000 gemme, quante me ne deve dare ancora? Oh madonna, 12.000, secondo me arriviamo tranquillamente a 15.000, 13.000. Vabbè, proviamo anche nell'altro senso. Oh. Accidenti. Accidenti. 8.000 ragioni per spaccare. E mi dà anche l'uovo, GG. Ok, rimane solo da trovare il livello di Sparks, 00:23. Se può fa, se può fa. Ah, quello non c'era prima. Vai, portami a livello di Sparks, per favore. What? Oh cavolo. Adesso la guardo, sono in rush per finire questo livello. Eccola. Poco prima che le desi... Sì. 6 minuti. Abbondanti proprio. Poi l'ultimo livello dell'ultimo mondo che sarà ancora più tosto, tipo. What? L'ha fatta cadere?
Oh, alleluia. Che palle quei tizi da rincorrere. Ok. Oh, sono invulnerabile, corri! Vabbè, almeno non l'ho sprecata, propriamente sprecata. Qualcosina mi è servita l'invulnerabilità. No, questo non si apre. No. No. Ok. Non mi posso fermare, Emo. Non posso. È una sfida contro il tempo. Maledetti. Dai. Cazzo, mezzanotte 30. Lo so, vabbè, chiudiamo il livello, che devo fare. Speravo di farcela, invece no. È il boss, raga. Sono arrivato al boss a mezzanotte 30.
Dai, cazzo. Vabbè. No, al boss, dai, non si può non finire il boss, è già illegale. No, ma è uguale se gli spari la testa o se gli spari al corpo, gli fai male uguale, tanto poi si divide. Cosa? Ma come? Ok, ne manca uno. Non ci credo. Non ci posso credere, era morto. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, veramente. Sì, sì, lo so, raga, lo so. Siamo in ritardo, dovevamo chiudere la live a 00:30. Lo so, mi dispiace. Però non posso mica abbandonare il livello al boss, cioè che senso ha? Non sono i 38, sono i 34. Abbiamo solo 4 minuti di scarto. Per ora, 4 minuti. Che potrebbero aumentare. È un po' come il ritardo di Trenitalia. Testa. E 36, va bene, va bene. 100%. Abbiamo finito, ci sarebbe da fare solo il livello bonus, ma lo faremo all'inizio di Resident Evil. Cosa vi devo dire? Che palle. Sì, mezzogiorno e un quarto.
Vediamo il meme che mi dicevi. Ah, TikTok, motherfucker. The longer you stay single, the more they fuck your future wife. E l'altro. Ah, uguale. Bene, signori miei, che dire? Molto amareggiato del fatto che... Sì, sì, sparati. Del fatto che comunque ci manca il livello bonus. Il livello bonus che si trova esattamente lì. Round super bonus. Vediamo se c'è un filmato di questo round super bonus. Sarà una roba tipo infinita round super bonus, immagino. Ormai non faccio neanche tempo a dormire, vado diretto a lavoro. Ci vado con la maglietta di Resident Evil. Così, entri nel livello e prendi già una gemma. Già ho sentito una voce che non mi piace. Va bene, signori, va bene. Ora dire che nella prossima live che faremo, non penso venerdì perché giovedì non c'era live, quindi venerdì o sabato, ci... vedi, 100%. 17% è solo questo livello qua. Pensate. Ci faremo il round bonus di Spyro e poi andiamo diretti su Resident Evil 2. Gente, io vi ringrazio, as always, per aver partecipato alla live anche questa sera. Vi ricordo che appunto non ci si vede giovedì, ma ci si vedrà venerdì o sabato, uno di quei due giorni, proprio per aspettare l'uscita di Resident Evil 2. Poi vi faccio sapere nel dettaglio sul gruppo dei Geconauti quale sarà il giorno. Mi spiace che non siamo riusciti a giocarci Call of Duty, che aveva vinto il sondaggio lampo. Non credo che tu abbia completato il capitolo 2, invece sì, caro mio, il capitolo 2 si completa al 100%, il primo al 130, il secondo al 100 e l'altro al 117%, il completamento esatto, quindi è giusto così, ho già verificato, sono già andato in paranoia per fatti miei per questa cosa e ho già smarcato questa paranoia, grazie mille Evo comunque. Signori, grazie mille ancora a tutti, come già detto, ci si vede sicuramente in questi giorni. Non so, alla mezzanotte di venerdì no, perché lo gioco per mezz'ora e non ha senso. Preferisco iniziare venerdì e farmi tutta la live con Resident Evil, prima il livello super mega bonus di Spyro. Vi lascio con la nostra canzone della buonanotte, comunque, ci vediamo. Non so esattamente quando, ve lo dico sul gruppo, ma ci vediamo. Ciao ragazzuoli. Bene, è arrivata l'ora di raggiungere le mie amiche stelle per illuminare il cielo notturno. Come vuoi, Luna, ma prima di andare... Non vuoi cantare la canzone dell'arrivederci? Certo, con molto piacere, Bear. Con molto piacere. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, addio. Ma venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Ciao, ciao, Luna, ciao! Beh, grazie per essere venuti alla grande casa blu. Ciao! Oh! Quasi dimenticavo, il vostro amico Bear sarà sempre qui per giocare con voi. Ogni volta che vorrete. Tornate presto!